Padre Tomislav, in questi giorni si sta parlando molto di Medjugorje, di queste apparizioni della Madonna. Da qualche anno con alcuni fedeli, con alcuni amici, abbiamo costituito la Fondazione Fortezza dell'Immacolata con lo scopo di promuovere la persona umana, i valori cristiani nello spirito della Regina della Pace di Medjugorje. Tu per noi sei stato a Medjugorje dall'inizio, sei un testimone vivente. Per noi sei padre Tomislav, al di là delle tue vicende, perché abbiamo visto in te sempre questa figura di padre, di sacerdote. Diverse volte hai dato una testimonianza positiva su Medjugorje. Abbiamo anche pubblicato il libro intervista a Medjugorje, la Madonna è viva. Allora volevo chiederti oggi, qual è la tua opinione su Medjugorje e su questi eventi? La mia opinione è quella dell'inizio, la Madonna è viva. Ho assistito il fenomeno delle apparizioni della Madonna a Medjugorje. Ho compreso la grandezza della grazia che Dio offriva nella Madonna per la Chiesa e per tutta l'umanità. È difficile oggi anche parlare di quella potenza che era nell'inizio. Non soltanto che io ho accolto dentro di me, ho capito la presenza viva della Madonna, ma anche il senso del popolo, tutto il popolo, il 99% del popolo della parrocchia, della vicinanza, ha percepito la presenza della Madonna. Un evento grandioso. Questa impressione profonda è rimasta nella mia anima e io ho continuato sulla traccia della Madonna a vivere e sviluppare quella grazia dentro di me. Oggi devo dire che la Madonna è viva, lo dico di nuovo. Io non sto a Medjugorje, sto lontano da Medjugorje, non posso dire certe cose di cronologia di quello che sta succedendo, che cosa vivono i veggenti in questo momento, ma posso testimoniare in modo particolare due fatti. Ogni volta quando passo di là e mi fermo nella preghiera, sento la presenza viva, potente della Madonna. Adesso vivo ritirato e sento la presenza viva, potente della Madonna in questi tempi e sono grato a Dio per questa grazia. Perché sono così importanti, Padre, le apparizioni mariane in questi tempi, ma anche direi in tutto questo secolo scorso? Adesso parliamo di Medjugorje. L'importanza delle apparizioni della Madonna, in modo particolare se seguiamo le apparizioni grandi del secolo passato, e partendo da Lourdes, Fatima e Medjugorje, è che la Madonna appariva nei momenti difficili per l'umanità. Nel momento delle apparizioni della Madonna a Lourdes incalzava un ateismo potente in Europa. Nel momento delle apparizioni della Madonna a Fatima minacciava una guerra per la terra, ma non soltanto la guerra sulla terra, ma come abbiamo spiegato anche una guerra interplanetaria che oggi possiamo toccare con le mani, in senso che anche tutti i dati che possiamo leggere oggi coinvolgono la Terra in una situazione di complicità del vasto universo. Allora Dio manda uno strumento più potente sulla Terra. Perché viene la Madonna? Viene a riportare il popolo verso Gesù Cristo. Perché la Madonna? Perché è la madre di Dio. Perché è la madre nostra. Perché nessuno può avvicinare l'uomo a Dio
a Gesù Cristo come la Madonna. E la sua apparizione segna anche quello che è il futuro della Chiesa, del popolo di Dio, dell'umanità. La Chiesa del cielo deve unirsi alla Chiesa vivente della terra, e non soltanto della terra, ma di tutto l'universo. Questo dice la Scrittura, e la Scrittura parla della donna nell'Apocalisse. La Chiesa crede che quella donna è la Chiesa, ma nello stesso tempo è la Madonna, perché è la madre della Chiesa e nello stesso tempo uno strumento eccellente. Un membro della Chiesa eccellente, e nessuno può manifestare quella vita in Dio come lei, che è assunta nell'anima e nel corpo in cielo. Quali sono le particolarità delle apparizioni della Regina della Pace? Particolarità viene proprio da questo filone, filo conduttore che possiamo vedere dalle apparizioni di Fatima e prima di Lourdes. Prepara tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio verso un rapporto con Dio corretto, immacolato. Ma che cosa è questo? Vuol dire che il contenuto del nostro battesimo deve raggiungere la sua maturità, come dice anche San Paolo nella lettera agli Efesini, l'uomo maturo. E in questa strada Medjugorje si presenta con le apparizioni come una preparazione per questi tempi escatologici che portano verso la creazione nuova, verso la manifestazione del Signore glorioso. E questo è un processo, e la Madonna voleva guidare il popolo di Dio verso questa realtà. E perciò le apparizioni della Madonna sono tanto lunghe, e Dio le ha permesse per preparare il popolo, di non lasciare il popolo solo nei tempi che sono difficili oggi, e domani ci aspettano le prove più grandi. Sono anche molto contrastate queste apparizioni, soprattutto molti si scandalizzano per i messaggi di ogni giorno. Cosa ne pensi tu? Questa domanda è importante, ma non si riferisce soltanto alle apparizioni della Madonna ai veggenti, questo si riferisce ai cristiani. Il vero cristiano dovrebbe aprire ogni giorno il Vangelo a ricevere una parola di Dio. I consacrati, i sacerdoti ogni giorno recitano, pregano il Salterio, pregano e leggono le parole della Bibbia. Ma perché ogni giorno? Credo che i sacerdoti anziani possono dire che hanno letto migliaia volte della stessa parola. Però alla fine tutte le parole si concentrano e riducono a quell'essenziale. Così le parole delle beatitudini, che sono brevi, possono cambiare la vita degli uomini, se gli uomini li assumono ogni giorno e permettono che quelle parole del Signore li trasformano. Poi quando si parla della parola della Madonna mandata da Dio, non è una parola letta da un libro, che in un libro, il Vangelo, può essere morta, quasi morta quella parola, quando le persone le leggono, anche gli atei o le persone superficiali. Quando si parla della parola che la Madonna pronuncia,
è una parola di una potenza incredibile. Se le anime sono aperte, possono essere cambiati, trasformati. La Madonna si presenta con poche parole, perché noi siamo sordi, non vogliamo andare oltre. La Madonna in questo tempo voleva preparare, veramente preparare l'umanità per i tempi che, nei quali siamo e si manifesteranno in tutta la sua portata, a mettere l'uomo davanti alla scelta Dio o contro Dio. Come sono risposte le persone, come hanno risposto le persone, voi vedete bene. Aiutaci a comprendere le condizioni per entrare nella grazia di Medjugorje, per comprenderla a fondo, per viverla. Ma le condizioni sono uguali per ogni grazia, non soltanto per le apparizioni della Madonna. Noi abbiamo un miracolo più grande che Dio ha fatto per mezzo di Gesù Cristo, l'Eucaristia. E come sapete, come si può partecipare all'Eucaristia in modo superficiale o tradire l'Eucaristia? Se ricordiamo le parole di San Paolo, che dice: partecipare indegnamente all'Eucaristia vuol dire consumare la morte, farsi male. Allora, la nostra risposta sta per tutte le grazie, anche le apparizioni della Madonna, noi possiamo comprendere soltanto se ci spogliamo fino al fondo. Spogliamento fino al fondo era necessario per il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Doveva rimanere, per così dire, in piedi, in Dio, l'agnello sgozzato ritto, in tutte le prove, spogliato di se stesso. Questo spogliamento di tutto quello che sono le ombre dell'egoismo impedisce a comprendere la presenza della Madonna. C'è l'invidia, c'è gelosia. Ricordo benissimo il mio incontro con von Balthasar a Basilea, quando ha detto: come siamo noi uomini, la Madonna non potrebbe apparire in nessun luogo, a nessuna persona. L'invidia, gelosia, lotte per i territori, per le parrocchie ci sono dappertutto. Eppure la Madonna appare. Bisogna spogliare tutto questo per poter vedere la presenza della Madonna. Allora il cammino delle persone le quali vogliono cogliere tutta la potenza della grazia che viene attraverso la Madonna, condizione è spogliamento totale di se stesso. Spesso hai parlato del gruppo di preghiera guidato dalla Madonna. Cosa hai imparato per la tua vita da quell'esperienza? In quel momento, quando seguivo il gruppo di preghiera, ho intuito la profondità, ho capito certe cose, diciamo. Per me era importante per i passi da seguire, ma oggi lo vedo fondamentale. Quella preghiera introduceva nella vita della Santissima Trinità, semplice, attraverso una veggente di 9 anni, una bambina, senza terminologia teologica, con semplicità introduceva. Rimango sempre stupito dalla frase che la Madonna ha detto: molti pregano, pochissimi entrano nella preghiera. Entrare nella preghiera vuol dire entrare in rapporto vivo con Dio Trino e Uno. La Chiesa definisce e dice che la sua identità trova nella Santissima Trinità, nell'Eucaristia,
e la Madonna voleva introdurre ogni membro e tutto il gruppo a vivere questa dimensione con la semplicità. La mia esperienza è adesso quanto mi allontano di quell'abbandono, di entrare nel rapporto con la Santissima Trinità. Tanto vado nella superficie. Quando vivo il rapporto vivo con la Santissima Trinità, allora sgorga la vita. Tutto il cammino, tutto l'impegno dovrebbe essere di ogni gruppo, di ogni comunità religiosa, ogni nucleo, di tutto il popolo di Dio. Se il popolo di Dio non fa questa strada dell'offerta a Maria Santissima, attraverso di lei a Gesù Cristo, fa la strada sbagliata. A Gesù si arriva attraverso il suo cuore, perché è la madre del popolo. Tutti aspetti il riconoscimento delle apparizioni. Probabilmente tu intendi il riconoscimento giuridico da parte della Chiesa ufficiale. Questo è un aspetto del servizio da parte della Chiesa ufficiale, un accompagnamento, ma il vero, autentico riconoscimento delle apparizioni avviene in quelle persone che hanno accolto la Madonna. A questo punto di vista io dico la Madonna è già riconosciuta a me, al popolo, quel senso della fede, di fede che sul quale la Chiesa appoggiava e si misurava quando proclamava le verità, i dogmi, è molto molto importante. E io vi dico che la Madonna è la Regina della Pace, è entrata in molti cuori. E c'è un popolo scintillante che porta questa scintilla, porta questa vita, e questo popolo la riconosce. Se io aspetto il riconoscimento, io aspetto il trionfo del cuore immacolato di Maria, lei trionferà. E voglio dire al popolo che ha scelto la Madonna, che ha accolto la Madonna, non temere. La Madonna trionferà, però ricordate bene che la Madonna ha trionfato già nella risurrezione di Gesù, unendosi prima al suo sacrificio. Allora tutto il popolo deve passare attraverso le prove per essere fedeli fino al fondo a Gesù Cristo. E qui si presenta la Madre che accompagna il suo cuore. Nella tua predicazione l'offerta della vita attraverso Maria Gesù è alla base, da sempre, da quando ti conosciamo, Međugorje. Cosa puoi dire al popolo che segue Međugorje e che vuole entrare nella vita della Madonna? Che strada percorrere? Come meglio incamminarsi? Ma questa non è la mia predicazione, soltanto questa è la verità. Dio ha chiesto a una donna, Maria di Nazareth, di accoglierla, l'ha accolto, e non l'ho accolto soltanto nel suo corpo, l'ho accolto nella sua anima, ha dato la vita a Dio e ha continuato a dare la vita anche al suo figlio e l'ha offerto nel suo cuore. Non c'è altra strada di uscire dall'egoismo che si è formato nell'uomo quando si è staccato da Dio. Non c'è neanche altra strada per partecipare pienamente all'Eucaristia. Ma come si può comprendere l'Eucaristia se non partecipiamo pienamente alla vita di Cristo? E chi ci può aiutare a vivere
da Immacolato, da Immacolati, come dice San Paolo, se non colei che è Immacolata sin dal momento del concepimento. La strada dobbiamo percorrere tutti noi, e lei è in mezzo a noi, vuole aiutarci, soltanto dobbiamo aprirci a lei, dobbiamo cogliere lei e vivere con lei. In alcuni messaggi Maria dice che voleva apparire sul volto dei parrocchiani, dei pellegrini. Aiutaci a comprendere. Anche questo conferma la verità cristiana. I cristiani si chiamano cristiani Cristo. E Cristo dovrebbe apparire sul volto. Chi coglie la Madonna si trasforma in un'altra persona. E ogni cristiano dovrebbe manifestare la creatività di Dio, sia l'uomo sia la donna, e portare in sé la paternità e la maternità in Dio. Senza questo la potenza di Dio non può agire nell'uomo. Non possiamo ridurre il nostro cristianesimo a una teoria. Gesù è venuto, si è incarnato in Maria, deve essere incarnato in popolo suo, in tutto il popolo suo. E chi accoglie Gesù Cristo viene trasformato. Questa è la testimonianza di tutti i santi. Il senso profondo, mi pare di capire, delle apparizioni a Medjugorje, quindi non è solo un luogo di preghiera dove avvengono tanti miracoli, insomma, tante persone sono guarite, hanno cambiato la loro vita, ma è proprio la trasformazione della loro vita a immagine e somiglianza della Madonna, che è in somiglianza di Dio. Di questo ci parla il Vangelo, di questo ci parla San Paolo quando parla dei cristiani. Noi che veneriamo la Madre di Dio e la chiamiamo la Madre, la chiamiamo la Regina dell'Universo, non pronunciamo per favore queste parole come numeri di gioco, di lotto. Queste parole hanno un significato profondo. Dio, lei è la Madre, lei è la Regina. Se è la Madre, allora per la grazia di Dio ci genera, la Madre della Chiesa. Se vuoi darci un saluto al popolo nell'avvicinarsi dell'anniversario delle apparizioni, e anche sembra che diranno qualcosa riguardo alla veridicità, così si è espresso il Papa tornando da Salerno. Se tu vuoi dire qualcosa. Io voglio dire soltanto questo, che il popolo, con tutta la consapevolezza di un cristiano, accolga la Madonna, accolga la vita della Madonna, accolga la vita dei santi, perché la Chiesa del cielo sta manifestandosi. E la liturgia della Chiesa, che celebra ogni giorno la presenza del Signore, non è un rito, è celebrare la comunione con la Chiesa universale, con la Chiesa del cielo, in comunione con Maria Santissima, essere uniti a Cristo. Non c'è altra strada. Non temete, non temere il popolo di Maria, non temere. Maria trionferà, perché il suo figlio trionferà. Andate con sicurezza avanti. E voglio dire anche che l'umanità aspettano le prove di Dio, anche la Chiesa. Dio porterà tutto alla luce, e non può portare alla luce se non spinge il popolo fino
ad accettazione piena della vita di Dio che passa sempre attraverso le prove. Allora anche le prove quotidiane che incontriamo ci preparano per gli eventi grandi, perché negli eventi grandi si crea anche la confusione interiore, la paura, l'insicurezza, l'incertezza. E noi siamo chiamati a aspettare questi tempi radicati in Dio, in piedi, anche se dobbiamo soffrire, essere provati. Non tradite Gesù Cristo mai, non tradite la Madonna mai. Quando dicono tradite, siate vivi con Gesù Cristo, siate vivi con la Madonna e manifestate il volto della Madonna e il volto di Gesù Cristo. Grazie per la tua preghiera, grazie per le spiegazioni e ti chiediamo, Padre, di continuare a pregare per noi e ad accompagnare. Sappiamo che hai offerto la vita per Medjugorje perché si svegli pienamente al piano della Madonna. E anche per questo ti ringraziamo. E io vi benedico tutti.